qual è il suo rapporto con i soldi? Perché non mi ricordo, l'ho letto a qualche parte, forse in una sua vecchia intervista l'ho sentito, che lei proprio non li guarda, non li tocca, non li riceve, non ha niente a che fare proprio con i soldi. No, non mi sono mai occupato di soldi, non so niente, insomma, non mi sono accorto neanche del passaggio dalla lira all'euro, io non avevo lire, non ho euro, giro così, mi chiedo, siccome vado in un bar, mi chiedo da bere, mi danno da bere, insomma, basta, vivo così. Ma c'è qualcuno che paga per lei? Beh, se devo comprare qualcosa, sì. Però non tutto quello che ho guadagnato l'ho fatto diventare delle opere d'arte che fanno parte della mia fondazione e quindi ho trasformato la materia in spirito, perché io non me il denaro non mi piace averlo, non mi piace, mi piace che diventi qualcosa che ha un valore spirituale. Allora, la forza delle opere d'arte è di essere delle custodie dello spirito, cioè il pittore dipinge se stesso e continua a vivere dentro quella tela, e questo è quello che io ho fatto, non ho fatto altro, per cui non so, poi arrivano dei soldi e andranno. Qualcuno si occuperà di questo, Marco Tonelli. E le opere d'arte che mette nella fondazione, cioè la fondazione è la stessa che aprì con sua sorella? Ma mia sorella ne ha un'altra, però più o meno l'attività è però lei, in passato ne aprì una con la sua sorella, perché sì, già i suoi genitori avevano già delle sì. opere. No, quella cosa di poi sono diventate delle mostre che sono andate in Messico, in Spagna, in Svizzera, c'era un giro. Ho visto a Luca quella della follia. Quella della follia, bellissima, sì, bellissima. Bella quella, sì. Sì, molto bella. Per cui, ma alcune erano lì, quindi però l'idea è di individuare qualcosa che non è stata perfettamente capita e che diventa una parte di te, è un prolungamento della tua natura. E quindi, siccome io odio il consumismo, odio le cose che odio, cioè, l'altro giorno ho visto un ragazzo che ho portato a vedere un museo a mezzanotte con i suoi amici e mi ha fatto vedere che c'erano dei pantaloni di Balenciaga tutti stracciati, 700 euro di pantaloni, io odio qualunque cosa che, quindi la bellezza delle opere d'arte è che tu non sai dove sono, non sai dove trovarle, loro ti stanno aspettando e tu compri quello che non c'è, cioè, io odio comprare quello che c'è. Quello che c'è, voglio che i miei amici mi possano regalare le scarpe, i produttori di scarpe. Quindi io non ho mai comprato niente di utile, compro solo cose che non sono utili e la cui esistenza è assolutamente precaria. Cioè mi piace comprare quello che non c'è. Una cosa che c'è, sono dei bicchieri, non me ne frega niente. Quindi io vivo in una totale distanza dalla realtà fisica e quindi tutto il resto è il divertimento di vedere, materializzare delle cose che non c'erano, no? È una scoperta continua di cose divertenti.